buonasera a tutti. Faccio una breve introduzione giusto per farvi capire chi è CONSAC Gestioni Idriche. In effetti è una società che da pochi anni è stata individuata dal lato Sele, territorialmente competente, che abbraccia pressoché l'intera provincia di Salerno, più qualche sconfinamento nelle vicine province di Napoli e di Avellino. E CONSAC Gestioni Idriche quindi è il soggetto gestore che appunto in una buona parte del lato, non nell'intero lato, ma in 53 degli oltre 150 comuni che sono ricompresi nel lato, gestisce il servizio idrico integrato, quindi l'intero ciclo idrico. Non sono molti anni che operiamo come soggetto gestore, e sicché abbiamo ereditato dai comuni soci, che la nostra è una società a totale partecipazione pubblica, quindi i circa 50 comuni che la compongono sono gli unici soci, non c'è alcun inserimento di soci privati. Abbiamo, dicevo, ereditato una situazione molto difficile, nel senso che non c'era una gestione razionale della risorsa idrica, ma era lasciato all'esperienza personale che operava da molti anni, sì, e quindi anche con abnegazione, ma senza una idonea preparazione tecnica e soprattutto senza l'applicazione delle nuove tecnologie, soprattutto mi riferisco al telecontrollo. Quindi intanto abbiamo avuto una grossa difficoltà nella conoscenza delle reti, perché i comuni soci non ci hanno trasferito alcuna planimetria. Abbiamo dovuto quindi, nei primissimi anni in cui abbiamo effettuato questa gestione, quindi mi riferisco al 2007-2008, abbiamo dovuto attuare un rilievo molto, quindi molto oneroso, per conoscere innanzitutto le reti di distribuzione di tutti i centri abitati, e quindi da qui partire per capire cosa poteva essere fatto per gestire al meglio la risorsa idrica. Perché, tanto per farvi capire la realtà da cui siamo partiti, noi nel rapporto fra volume idrico e fatturato, immesso in rete, volume idrico e fatturato, eravamo nell'ordine del 70% di acqua non fatturata, quindi non di acqua fatturata, di acqua non fatturata. Ovviamente in questo 70% è compreso una parte di perdite amministrative, quindi di acqua che è fornita forfettariamente oppure di prelievi abusivi, però sostanzialmente rappresenta una percentuale minima di questo 70%, perché in realtà il grosso era rappresentato, ed è ancora in buona parte rappresentato, dalle perdite fisiche. Ovviamente questa era una situazione abbastanza diffusa, un po' su tutto il territorio. Abbiamo cercato di concentrare delle attività per limitare la perdita della risorsa idrica nei centri naturalmente più colpiti da questo fenomeno. Uno di questi centri appunto è Ascea Marina, che è una località turistica sempre in provincia di Salerno, dove si verificava questo famoso gap del 70% di perdite di acqua non misurata, di cui la maggior parte erano perdite. Abbiamo operato una volta conosciuta la rete, abbiamo operato innanzitutto sul fronte della ricerca delle perdite occulte, però questo, come capirete, questa attività non ha portato i benefici sperati, perlomeno non nelle proporzioni in cui potesse essere ritenuto valido l'intervento, perché l'obsolescenza della rete era tale che rinvenire le perdite occulte, ripararle e quindi recuperare risorsa, non significava recuperarla in via definitiva, ma significava soltanto aver speso dei soldi, probabilmente neanche spesi bene, perché dopo un periodo di tempo non eccessivamente lungo, quindi parliamo di settimane o massimo mesi, la situazione tornava ad essere pressoché quella precedente. Quindi a questo punto abbiamo capito che la soluzione non era quella di ricercare le perdite occulte e ripararle, perlomeno questo
poteva rappresentare l'eliminazione delle perdite che andassero oltre ciò che la rete strutturalmente poteva tollerare, perché invece una rete obsoleta, che quindi va a trovare il suo equilibrio in una condizione di perdite comunque notevoli, questa era una situazione alla quale si sarebbe comunque pervenuti nel tempo. Allora la soluzione quale è stata? È stata quella naturalmente di introdurre una valvola di riduzione delle pressioni che riconducesse le pressioni in rete, differenziandole dal giorno alla notte, in modo tale da avere una pressione sufficiente dal punto di vista dell'efficienza del servizio, quindi ovviamente tenendo conto di ciò che potesse accadere ai cosiddetti punti critici, cioè i punti più disagiati, dove bisogna garantire una pressione ben precisa, al di sotto la quale non si può andare, altrimenti diciamo che si introducono disservizi all'utenza. Però con Ascea Marina era possibile introdurre questo tipo di riduzione di pressione. In questo percorso ci ha anche accompagnato l'ingegnere Fantozzi, che è qui in sala e che diciamo ci ha dato il via perché potessimo andare avanti in questa attività ed estenderla poi agli altri comuni che costituiscono CONSAC. Con Ascea abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, perché siamo passati da un ILI, quindi l'indice di cui ha parlato pure il dottor Calvi poc'anzi, di valore, diciamo che mi imbarazzo a dirlo, ma parlavamo di un ILI di 13, quindi il che significa una completa inefficienza, una totale inefficienza dell'uso della risorsa idrica. Siamo passati con la ricerca perdite occulte a recuperare soltanto qualche punto di questo ILI, ovvero tradotto in portate, da una portata idrica di circa 27 litri secondo a una portata idrica di 24 litri secondo media nell'anno per Ascea. Mentre molto più significativo è stato il recupero di portata idrica che è stato conseguito con l'introduzione della valvola regolatrice di pressione e con tutto il sistema di telecontrollo che garantisce la costante, diciamo, garantisce che costantemente possa essere seguito l'andamento nel tempo di questa attività. E lì invece appunto abbiamo conseguito il risparmio di ben 7 litri secondo, ulteriori 7 litri secondo, per cui siamo passati da un ILI circa 13 a un ILI che attualmente è di 3,9. 3,9 è ancora un valore alto, però è un valore che potrà essere abbassato probabilmente con altri tipi di attività, insomma con affinamento della regolazione di pressione che abbiamo già attuato in buona parte e con l'introduzione di altre attività, tipo quella di sostituzione di contatori particolarmente obsoleti, di riparazione, sostituzione di tratti di rete dove registriamo un'inefficienza molto spinta e cose di questo genere. Però adesso, diciamo, io questo come introduzione di carattere generale. Nello specifico, quelle che sono state le attività effettivamente portate avanti, diciamo, le illustrerà il collega Ingegnere Dia. Grazie. Grazie. Allora, senza la pretesa di voler esportare ad altre realtà, ma semplicemente la umiltà di presentare il nostro caso, passiamo ad alcuni dettagli. Allora, come diceva l'ingegner Parrilli, Ascea Marina è un contesto che diciamo prevede 3.000 utenze, quindi meno di 5.000 abitanti durante il periodo invernale, quindi per noi significa a parte il luglio-agosto, insomma tutti gli altri mesi. Per incrementare questa presenza grazie ai turisti nel periodo fondamentalmente fine luglio-agosto anche a 60, 70 e oltre 1.000 presenze. Giusto alcuni dati di riferimento: negli anni 2009, 2010 e 2011 noi vediamo che ci attestiamo poco sotto i 30 litri al secondo, considerando una media su tutto l'anno.
Poi cominciamo a vedere un decremento, in particolare andando a vedere i dati del, diciamo, tra l'agosto 2011 e l'agosto 2012, vediamo che questo si abbassa ai 24,2 litri al secondo, cioè in realtà quali sono le attività, perché vanno lette in funzione di quello che noi abbiamo fatto nel, al contorno. Dal autunno 2011 e anche nella primavera 2012 fondamentalmente è stata attivata una squadra interna di ricerca perdite che, grazie anche con l'attività di consulenza, ha diciamo, indagato il territorio per andare a localizzare queste perdite, perdite già esistenti. Devo anche specificare che il contesto non c'è certo favorevole, perché sotto l'asfalto c'è sta un sabbione, per cui non erano perdite che venivano in superficie sull'asfalto, ma anzi bisognava proprio centrarle per vedere l'acqua, altrimenti le vie di fuga erano tante, per cui non vengono assolutamente localizzate. Però ecco, questa attività di ricerca perdita in realtà ha avuto dei risultati, alcune di breve diciamo valore, che poi è durato per pochi giorni. Comunque mediamente, ecco, qualche litro al secondo l'abbiamo recuperato. Quello che invece qua nella slide è più evidente è che dall'agosto 2012 all'agosto 2013 il periodo indagato è caratterizzato da questo forte abbassamento del consumo, dovuto proprio al fatto che è entrata in servizio la valvola regolatrice di pressione. Allora, fondamentalmente cosa dobbiamo dire? Che se andiamo a guardare, magari vediamo in questa slide, se andiamo a vedere i valori, diciamo a quei circa 3 litri al secondo siamo andati ad aggiungere gli altri quasi 7 litri al secondo, e qua stiamo parlando di medie annuali. Il contesto è abbastanza favorevole in questo caso, devo essere sincero, perché in realtà abbiamo un serbatoio a livello di circa 83 metri sul livello del mare, una utenza non tanto inizialmente quanto aggiustata in seguito, perché poi siamo andati a creare dei distretti sganciando alcuni quartieri, attaccandoli ad altri serbatoi per avere una conformazione un po' più ottimale nel funzionamento, nella regolazione della valvola. Però fondamentalmente siamo arrivati a una situazione in cui la fascia dell'utenza è posizionata tra i 0 e i 30 metri sul livello del mare. Questa situazione ci ha permesso fondamentalmente di operare in questo modo. Dai 6,7 bar all'incirca che avevamo a monte della valvola regolatrice di pressione, abbiamo cominciato a regolare a 4,5, a 4,2, a 4 bar. Questo durante la fascia diurna, quindi ovvero dalle 6 del mattino alle 24. Durante le ore notturne invece abbiamo incrementato di un ulteriore bar, e quindi passiamo dai 6,7 a circa 3 bar, quindi un bel salto in termini di pressione, di riduzione delle pressioni. Qua, giusto per inquadrare il territorio, abbiamo il serbatoio dove abbiamo posizionato, c'è un contatore tipo Venturi e una RTU che registra con un contaimpulsi le portate in uscita al serbatoio, il partitore dove è posizionata la valvola regolatrice di pressione, tutta la rete di distribuzione che abbiamo sezionato fondamentalmente in tre distretti, quello centrale dove è presente la maggiore diciamo concentrazione anche delle utenze, e poi quei due periferici, il distretto 1 e il distretto 2, dove è comunque presente sempre una RTU sul pozzetto e un contatore, nonché una misura di pressione in ingresso al distretto. Ingegnere, mi scusi, il tempo è tirannissimo. Ingegnere Parrilli, trasportato dalla passione, si è presi 2/3 del tempo. In realtà non è che i 15 minuti per due relatori diventano 30 minuti, noi purtroppo dobbiamo stare... Allora, se posso chiudere velocemente... Tre minuti, ringrazio. Grazie. La ringrazio. Allora, questa è la situazione ai pozzetti, vabbè, niente da dire su questo qua. Ecco, fondamentalmente noi adesso abbiamo registrato, e qua appunto tengo a precisare, non stiamo parlando tanto delle medie annuali, però ecco, andando a rilevare quello che era la situazione tra la valvola regolatrice di pressione in esercizio o la valvola regolatrice di pressione non in esercizio, ecco, questo confronto che vedete qua
rispetto a questo, ecco, è evidente che noi stiamo andando a risparmiare quei 7-8 litri al secondo durante le ore notturne, quindi diciamo questo è imputabile all'efficienza della valvola. In termini più generali, ecco, sulla portata annuale, noi attualmente valutiamo che il risparmio nelle ore diurne sia intorno ai 6-8 litri al secondo, il risparmio nelle ore notturne sia anche superiore ai 7-8 litri al secondo. Prossimi passi, ci rendiamo conto che il nostro approccio è stato di piccoli passi nello scegliere anche la tecnologia. Potevamo pensare all'inizio di passare anche a valvole regolatrici asservite a punto critico o a più punti critici, però ecco, noi partivamo da una situazione veramente di incertezza sulla reale dimensione della rete, sulla localizzazione delle perdite, e ci siamo mossi per piccoli passi. Nonostante questo abbiamo raggiunto dei grossi risultati che chiaramente per il prosieguo cosa ci proponiamo di fare? Sicuramente di andare a tarare ancora meglio sia la fascia notturna rispetto alla fascia diurna, perché abbiamo visto che potremmo anche anticipare, non so, a mezzanotte, ma forse anche alle 11, alle 10 e mezza, l'orario di entrata in servizio della fascia notturna, quindi ridurre le pressioni anche anticipatamente. L'altro, anche quello, è ritoccare ancora di qualche piccola frazione di bar la regolazione, diciamo, della notte, quindi anche sotto i tre bar, eccetera. Sono piccoli aggiustamenti che sicuramente ci porteranno ai miglioramenti. Altro è quello di ripartire con un'altra campagna che localizzi veramente le perdite, perché esse abbiamo in qualche modo rese innocue, ma non le abbiamo certo risanate. E ancora stiamo partendo anche con campagne di sostituzione di contatori, perché comunque abbiamo in certe situazioni anche questa contatori vecchi di 20 anni, in cui voi stessi mi insegnate che non andiamo a perdere la sensibilità dei 10 litri al minuto, noi la perdiamo dei 20, dei 30 e dei 50 litri al minuto, quindi insomma anche lì speriamo di recuperare un po'. Ecco, ripeto, senza la pretesa di andare a esportare altre situazioni, però nel nostro contesto è sicuramente stata la soluzione più efficiente, perché sicuramente abbiamo fatto un grosso salto di risparmio, diciamo, nelle portate erogate, quindi anche nelle perdite. Efficace perché è duraturo, cioè non abbiamo più problemi di riparare oggi e poi la settimana prossima si ripresenta la perdita. Sicuramente questo abbassamento delle pressioni fa lavorare meglio la rete già abbastanza deteriorata. Economicità, nel nostro caso già abbiamo valutato tempo 3 mesi, abbiamo recuperato l'investimento effettuato, perché effettivamente avevamo una grosse perdite, quindi diciamo che l'investimento si è ripagato velocemente. Sicuramente anche nell'approccio stiamo prevenendo e stiamo lavorando meglio, anche perché lavoriamo meno in emergenza. Questo è molto importante, al di là del fattore psicologico è anche importante in termini di risparmio. Proiezioni anche più lunghe nel semestre, noi siamo andati a diminuire gli interventi per riparazione in condizioni emergenziali dell'ordine del 20%, ma in termini economici anche più alto, cioè stiamo risparmiando per interventi emergenziali, per perdite, quindi per riparazione delle perdite, anche nell'ordine del 40% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Quindi questo è un po' la sintesi della procedura che noi intendiamo ripetere nel nostro contesto anche agli altri comuni che purtroppo hanno la stessa gravità di situazione. Grazie. Grazie.